Cosa si aspetta lei da questa pubblicazione? Da questa pubblicazione mi aspetto che nasca un attaccamento verso questo territorio, soprattutto, ripeto, da chi non lo abita in modo costante. Tant'è vero, mi permetto di dire che già la versione italiana ha avuto un buon riscontro. Il libro non è in vendita, è distribuito gratuitamente dal Comune di Santo Stefano di Camastra, ma è stata fatta anche una versione multimediale su CD-ROM e soprattutto è in stampa la versione inglese. Da donare alle 100 università e biblioteche di tutta Europa e di tutto il mondo che volessero, una volta che si ritrovano il libro sulle proprie scrivanie, i direttori di questi istituti e di queste biblioteche, attenzionare questo territorio, ma non da turisti con lo zainetto in spalla, in questo caso a dare lustro ai musei che non hanno nemmeno le didascalie o ai siti archeologici che non sono né scavati né rilevati. Chi finanzia questo progetto? Questo progetto, allora, il Deus Ex Machina è il già consigliere della provincia regionale di Messina, Agostino detto Fausto Pellegrino, che ha trovato l'entusiasmo e il contributo di due big della politica nazionale, il già presidente della provincia di Messina Nanni Ricevuto e il già vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana Domenico Nania, e il patrocinio del Comune di Santo Stefano di Camastra perché i diritti, le immagini e i testi che ci sono nella versione italiana sono al 50% dell'associazione culturale Restart APS che presiedo e del Comune. Benissimo, la ringrazio. Allora, buongiorno.